Ben ritrovati su Canale 40, parliamo ancora di amministrative in apertura del nostro telegiornale. Il 19 giugno è ormai alle porte ed è interessante a questo punto capire quali posizioni assumeranno i due candidati a sindaco in questi ultimi giorni di campagna elettorale. Sentiamo le interviste ai due candidati, al sindaco uscente Giuseppe Casti e alla candidata a sindaco per il Movimento 5 Stelle Paola Massidda, che si scusa con noi e con i nostri telespettatori per non aver potuto fare l'intervista di persona. Vediamo. Sindaco Giuseppe Casti, si aspettava il risultato del primo turno? Ma un risultato del primo turno, ci aspettavamo un risultato del genere, una frammentazione del voto, sei candidati, quindi naturalmente eravamo coscienti della difficoltà di vincere al primo turno. Ecco, quindi siamo moderatamente soddisfatti, abbiamo avuto 5 anni difficili, ma il voto secondo me ci premia per poter continuare un'avventura per la nostra città e per il nostro territorio. Come pensa di vincere e soprattutto di convincere gli elettori al secondo turno? Ma io penso, vorremmo trovare il modo di convincere gli elettori, confermare gli elettori che ci hanno dato fiducia, ma convincere anche gli altri elettori, non solamente quelli di centrosinistra, ma anche quelli delle liste civiche che hanno fatto scelte diverse al primo turno. Proveremo in tutti i modi, raccontando il nostro programma e cercando di fare capire le difficoltà che avrebbe questo comune con un'amministrazione del Movimento 5 Stelle. In caso di elezione, quali saranno le prime cose che farà? Ma noi in questi 10 giorni siamo concentrati per consentire alla nostra città di avere un'amministrazione di centro-sinistra, un'amministrazione in continuità con quella precedente. Le cose ci sono da fare, sono moltissime. E la cosa principale è creare condizioni per sviluppare soprattutto la grande mancanza di questo territorio che è il lavoro. Ecco, quindi per l'ennesima volta voglio confermare, al contrario di altri schieramenti politici, il nostro sostegno incondizionato e totale per la riapertura del polo industriale di Portovesme. Faremo di tutto, saremo impegnati dal primo giorno insieme alla Regione Autonoma della Sardegna, insieme al Governo nazionale, per poter riaprire nel più breve tempo possibile le fabbriche di Portovesme e consentire a tantissimi padri di famiglia di tornare al loro lavoro. Siamo in collegamento telefonico con la candidata a sindaco per il comune di Carbonia del Movimento 5 Stelle, Paola Massidda. Un risultato che si aspettava oppure no? Diciamo che abbiamo toccato con mano la voglia di cambiamento, però allo stesso tempo ci battevamo contro delle macchine corazzate da guerra proprio. E siamo molto contenti del risultato, siamo usciti vittoriosi. Non possiamo che muoverci adesso su quest'onda, confermare questo voto per il 19 giugno. Noi siamo convinti che gli indecisi si uniranno a noi, che chi ha votato per il cambiamento si renderà conto che noi siamo l'unica alternativa in campo. Ecco, la prima cosa che farà se, in caso di vittoria, ecco. Le cose da fare subito: mettere mano al regolamento e mantenere l'impegno preso con i cittadini. Noi vogliamo subito eliminare lo spreco, tagliando i costi alla politica, quelli diretti, è uno sforzo che facciamo e con il quale intendiamo raggiungere quella somma di 250.000 euro da destinare al fondo dell'estrema povertà. Poi vedremo quali sono invece i costi indiretti, cioè non visibili direttamente. Metteremo anche mano sempre per recuperare gli aiuti per il sociale ad Equitalia nel rispetto dei tempi previsti dal contratto. Risolveremo il rapporto appena possibile. E ugualmente con Abbanoa vorremmo mettere in chiaro subito ad un tavolo che organizzeremo che non tollereremo più gli slacci alle famiglie in difficoltà. E faremo di tutto per mantenere questo impegno, difendendo anche fisicamente i contatori di queste famiglie.